benvenuti alla sesta edizione del telegiornale sportivo di Argenta. Abbiamo seguito gli allenamenti di pallacanestro dell'Under 17 di Argenta, informandoci sull'andamento del campionato. Il gruppo Under 17 che partecipa al campionato provinciale è attualmente primo in classifica, avendo perso una sola partita a 100 in una mattinata disastrosa di nebbia e soprattutto nebbia mentale. E poi ha vinto tutte le altre partite, l'ultima sabato scorso in casa di 40 punti contro la seconda in classifica, quindi questo dimostra una crescita tecnica e un miglioramento graduale che naturalmente per ragazzi di questa età ci deve essere. La prossima settimana siamo fermi perché abbiamo un turno di riposo e la settimana successiva giochiamo la partita, diciamo che è determinante perché la Quattro Torri, squadra contro cui giocheremo, è seconda in classifica. Giocheremo appunto a Ferrara contro la Quattro Torri, la partita decisiva probabilmente per vincere, per arrivare primi in campionato. Poi chiaro, ci saranno altre partite, arrivare alla fine della stagione regolare, però questa sarà sicuramente una tappa fondamentale per riuscire a ottenere il miglior risultato possibile. Abbiamo seguito gli allenamenti della prima squadra di pallavolo della Serie D maschile di Argenta, informandoci sull'andamento del campionato. È un anno positivo, è un anno che è iniziato bene. Abbiamo subito solo una sconfitta e questo direi che mette questo gruppo al di sopra di tutti gli altri, anche se è lo stesso gruppo, però si è allenato in maniera diversa, più volitivo, ed è sicuramente uno stimolo per il futuro, per riuscire nel proseguo del campionato. Abbiamo iniziato bene l'anno nuovo, per cui sono soddisfatto. Adesso abbiamo una partita contro la penultima in classifica che dovrebbe essere abbastanza semplice per poi riniziare il campionato, e ci saranno alcuni incontri piuttosto difficili. Abbiamo un inizio difficile del ritorno del campionato, ma per fortuna abbiamo queste squadre in casa, cioè abbiamo tutte le squadre più forti, quelle a pari nostro livello e le squadre appena sotto, che sono, cioè le abbiamo in casa, abbiamo gli scontri diretti in casa, per cui è positiva insomma questa soluzione. Per conoscere meglio il corso di danza moderna di Palestra Aquarium abbiamo intervistato l'istruttrice Paola Taglioni. Un corso di danza moderna si sviluppa in una prima fase dove facciamo allungamento, riscaldamento ed esercizi di tecnica di danza, per poi passare alla costruzione della coreografia, che prevede la scelta di un brano musicale, e su quel brano musicale si sviluppano sequenze di movimenti che a seconda di strofe o ritornelli vengono ripetute successivamente. Negli ultimi anni abbiamo riscontrato un grandissimo successo per quanto riguarda i corsi di danza. Sempre più bambine, soprattutto finalmente bambini, hanno iniziato a frequentare i corsi di danza, perché comunque solamente qualche anno fa non vedevamo i maschietti ma solamente le femmine, perché si pensava la danza fosse una cosa più femminile che maschile. Invece finalmente negli ultimi anni abbiamo visto arrivare anche i maschi, e nei vari corsi di danza Palestra Aquarium ha attualmente 8 ballerini maschi. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.